Ciao a tutti gli hacker, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Lucix e oggi siamo su Minecraft. No, ecco, giusto così per iniziare bene la giornata. Come per ogni episodio, per iniziare direi di andare a segnare appunto sul muro degli gnaccheri alcuni di quelli che hanno scritto correttamente l'hashtag e condiviso il video. Prendiamoci le tre spade e iniziamo a scrivere. Il primo estratto è il signor Hey Hey Gamer. Il secondo estratto, estratta, è Vale Martin, perché Vale potrebbe essere sia Valerio che Valeria. E infine abbiamo Mike Channel, che ci ha consigliato, è stato estratto da me, perché mi ha consigliato di andare a inciantare la mia armatura. Quindi mettiamo qui sul muro i nostri tre gnaccheri di oggi, ne manca uno, eccolo quello, signor Mike Channel. E c'ha ragione, voglio seguire il suo consiglio, voglio andarmi a enchantare perlomeno un pezzo della mia armatura. Adesso vediamo, insomma. Quindi la prima missione di oggi sarà quella appunto di enchantarci almeno un pezzo di armatura. Ho detto almeno un pezzo perché ho giusto 30 livelli, prima ne avevo 33 perché ho farmato abbastanza. E con un solo pezzo andremo sotto il livello 30 e quindi poi non sarebbe l'enchant massimo possibile. Lapislazzuli presi, e adesso è il momento di andarla a enchantare. Cantare appunto. Ovviamente ragazzi, lasciate un bel like, perché più like e più condivisioni uguale più episodi di Minecraft Vanilla, o comunque Minecraft in generale. Qui sotto ci ho messo la glowstone perché continuavano a spawnare mob, quindi andiamo qui dentro, ficchiamoci i nostri lapislazzuli. Ah sì, dovrei prima denudarmi. Direi di incantare i piedini, perché spero in qualche speed boost, perché mi sono rotto di andare sempre a stessa velocità. Vediamo, Dead Spider, Feather Falling. Ah, ragazzi, dai, Feather Falling 4 pesa, quindi andrei di Feather Falling. Vediamo se esce un po' di fortuna. Fortuna 1 e Unbreaking, non saprei. E qua invece nella spada, Sharpness e Unbreaking 3, attenzione. Dai, la spada con Unbreaking la voglio, quindi Unbreaking ci sta tantissimo. Rimettere il piccone. E cacchio, efficienza 3 ci sta. Dai, efficienza 3 ci sta, dai, tantissimo. Nello scorso episodio abbiamo costruito tutta questa struttura con all'interno la farm automatica di pesca. Una roba davvero buonissima, e l'ho anche finita mettendo, non so se lo notate, dei vetri, o comunque l'ho migliorato un pochettino. Ma quello di cui vado ancora più fiero è aver completato, tra virgolette, la farm questa qui di pecorelle. Perché ragazzi, mi sono messo a cercare tutti i vari coloranti e li ho fatti, e ho colorato le pecore. Ne ho portate altre, ho fatto anche un altro piano e ho suddiviso le pecore per colore. Ragazzi, questo qui è il risultato più o meno finale. Anche se voglio fare il pavimento tipo così, molto tipo a scacchiera, che mi piace di più. Però questa è solo una prova, ditemi se vi piace. Ragazzi, ecco qui tutte le varie pecore dei vari colori. Non è stato molto difficile a dirla tutta, solo che mi è bastato un po' di tempo e farmare a più non posso, e alla fine le ho quasi finite, manca un solo colore. Vediamo se vi accorgete quale colore manca. Vediamo chi di voi appunto risponderà nei commenti con il colore mancante. Allora, mi serve per oggi un po' di lana, questa qui rosa, quindi vado di così, prendo giusto due stack che mi dovrebbero bastare, dopodiché continuo qui a mettere tutta la restante lana. E poi mi serve anche quella, se non erro, nera, quella nera. E mi servono anche giusto e solamente due lane bianche. Ok, vediamo se qualcuno indovina già cosa devo fare oggi. Con questa lana qui, ragazzi, chissà cosa dovrò fare. Ebbene ragazzi, oggi andremo a fare la seconda statua delle farm. La seconda che faremo, ovviamente, con tutto questo rosa e questa roba qui, è quella del maiale. Si inizia con 8 blocchettini, come al solito, qui rosa, che si sale poi anche di 8, quindi è un quadrato come la testa appunto della pecora. Ok, tu ci muori subito instant. E noi invece dobbiamo fare un secondo strato, sempre con la lana, così. Sento un po' troppa gente che mi dà fastidio. Eccolo qui, aia. Cavolo.
Non me ne ero accorto. Ma da dove salgono? Da qui. Vabbè, fa niente. Dopodiché ci va una lana qui e una lana qui. La lana nera qui e qui, che sarebbe il naso praticamente. E poi chiudiamo con altra lana, questa qui rosa. Salgo un attimino perché qui devo comunque riempire. E ci sono ben 3 strati di lana qui. Attenzione, attenzione. Ha il frontone il nostro maialino. E in pratica, aspetta, io posso mettere comunque le torce con la F nell'altra mano, così avete sempre tutto illuminato. Stavo dicendo, ho fatto sbadatamente di 7 e non di 8. Quindi tac, adesso è completato più o meno. Quindi 3 strati e quello lì che ho fatto prima, in realtà dovevo levarlo. Quindi leviamo questo qui e questo qui. E ci va il nero e poi il bianco, che sarebbero gli occhi, ragazzi. Quindi leviamo e leviamo. E come dall'altra parte, in maniera altamente simmetrica, di nuovo nero e bianco. E poi tutto il resto va coperto con della lana rosa. E adesso qui dovrei in teoria andare a chiudere il nostro maialino. Anche se già so che non mi basterà mai nella vita la lana. Dovrò andare a prendere l'altra lana rosa, sperando che poi a quel punto mi bastino tutti gli stack. Ok, in realtà manca ancora un bel po' da costruire. E quindi devo scendere per andare a prendere l'altra lana rosa. A parte che un blocchettino mi era caduto, quindi anzi, mamma mia, quanti blocchettini mi sono caduti. E che cacchio. Le foglie secondo me sono davvero un ottimo blocco per costruire, perché sono facili da distruggere e comunque sono, cioè, ti permettono di andare ovunque, cavolo. Dai, fate le vostre scommesse. Secondo voi riuscirò a completare tutta la testa del maiale con questa lana, oppure dovrò farlo di nuovo off camera? Purtroppo il primo stack è andato, e il che non promette molto bene. La 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 la, faccio il maialin, faccio il maialin. La 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 la, mancano pochi blocchi. Dai, io ci spero, raga, dai, ti prego, maialino dei miei stivali. Dai, che manca, praticamente c'ho uno stack. No, non ce l'ho lo stack. E devo solo finire la testa, così chiuderla praticamente. No, cacchio. Meno male che c'ho Feather Falling, altrimenti qua ero già morto. Non so se qualcuno se lo sta chiedendo, ma se ve lo state chiedendo, ho fatto il maiale come secondo animale, perché se facevo il pollo arrivava praticamente il bianco bianco, cioè due bianchi uno sopra l'altro, e non mi piaceva come effetto. Di conseguenza ho deciso di fare il maiale, poi il pollo e poi la mucca. Anche perché, ragazzi, non so in quanti di voi l'abbiano indovinato, ma effettivamente la lana che mi manca tra le varie lane è appunto quella marrone. Sì, ragazzi, perché per fare il marrone ho bisogno o di trovare una pecorella marrone, cosa che non ho fatto, oppure di andare nella giungla. Ragazzi miei, dove la trovo la giungla? Dovremmo fare un episodio esplorativo in pratica. E comunque sono contentissimo di aver finito la testa del maiale e con la lana che appunto ero riuscito a farmare in questi giorni. Ragazzi, la seconda testa è fatta, ma quello che dobbiamo fare adesso è prendere i maiali. Adesso il vero problema sarà portarceli. Cioè, ho fatto anche delle scalette, e questo qui sarà l'habitat dei maiali. Non li ho manco farmati mai più di tanto i maiali, infatti sono relativamente pochi, perché, ragazzi, tanto avevo un sacco di pecore e le ammazzavo le pecore, e quindi quella era molto più scialla la faccenda. Ok, maiali, adesso siete voi e me, e dovete seguirmi. O con me o contro di me, miei cari maiali. Ecco qui, dai, facciamo subito una cosa di giorno. E soprattutto voi, gnaccheri, mentre sta questa odissea nel portare i maiali a destinazione, lasciate un bel like e soprattutto condividete se anche voi avete ogni volta problemi a portare maiali in giro. Oh, qui nel frattempo frecce e ossa, che mi fanno comunque comodo. Venghino, venghino, signori! Se trovate delle... lei qui, lei... Ok, io l'ho detto, o con me o contro di me, quindi lei è contro di me. Vabbè, signori, presto, presto, signori! E beh, che mi combinate, signori miei? Venite, venghino. Dai, almeno due, non dico tanto, almeno due, cavolo. Vi picchio con le carote, sa? Ecco qua, ecco, bastava un po' di carota dura e subito che ti seguono. Anche lei, venghi, venghi. Dai che da 114 siamo già arrivati a 4 purtroppo. Il mio intento è riuscire a portarne almeno 2, perché da lì poi possono proliferare come non so neppure io cosa. Ecco, presto da questa parte. No, 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 il creeper no però. E dai, ma che cacchio c'entra il creeper? Adesso i creeper che gli piacciono le carote ai creeper. Ah, mannaggia, mannaggia. Allora, tutto da capo. Venghino, signori. Signori maiali,
Non fate i maiali, venite, grazie. Adesso devo di nuovo fare la scalettina, purtroppo, a causa di quel creeper. Due, i sopravvissuti, quelli più intelligenti. Voi siete i maiali. Voi siete i veri maiali. Voi sì che siete degni di essere chiamati maiali. Da questa parte, grazie. Ok, adesso è complesso. Una alla volta, per piacere, che si arriva verso la vostra nuova casa. Porca di una miseria. Un attimo. Venghino, maiali. C'ho la carota. E poi qui giù. Sì, dai, no. E dai, una alla volta. Oh. No, non si offenda. Non lì, qui. Dove sta andando, maiale? Vedi un po' tu. No, qui pecore. Qui stanno le pecore. È lei che sale. Cosa sale a fare? Non fate il maiale. Perché? Vabbè, vediamo di riuscire a farne una alla volta. Ok, non si incastri, grazie. Venga qui. Presto, venga da questa parte. La vostra nuova casa, eccola qui. Qui, da questa parte. Ok, perfetto. Lei non vada via, non vada a scorrazzare in giro. Che io la guardo. Ok, ora è il suo turno. Può venire qui. Ecco qui. La sua amichetta è già arrivata a destinazione, quindi venga. No. Lei rimanga lì, grazie. Venghino. Ecco qui la vostra nuova suite reale. Potete anche fare le vostre cose e io vi lascio qui a fare le cose vostre, appunto. Ciao, è stato un piacere. Beh, ragazzi, direi che è molto figo. Non lo so, ditemi voi se ci starebbe o meno un quadrato di un colore magari differente attorno alle teste, che magari separa una testa dall'altra. Altrimenti lasceremo ovviamente così. Se questo video vi piace, lasciate un bel like, ma soprattutto iscrivetevi al canale, perché questo è tanto, ma tanto altro ancora. Visitate anche il mio profilo Instagram, il cui link è qui sotto in descrizione. Noi quindi ci vediamo magari in un prossimo video. Ciao! Hey, go!